Quando si vince è meglio che quando si perde. E anche vittoria meritata, lo possiamo dire, Zema? Io penso che il primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene. Secondo, visto che eravamo in vantaggio, abbiamo un po' gestito, anche troppo secondo me, i gusti, però è importante che loro volevano fare punti e l'abbiamo fatto. Per quei 9 minuti che è stato in campo si era visto forse per la prima volta il vero Vergani, quello che attacca la profondità, quello che sale, fa controlla il pallone, fa giocare la squadra, un vero peccato, Zeman. Peccato che si è fatto male, sì, perché con lui si riesce a giocare un po' di più rispetto a Cupone, anche se Cupone poi ce l'ha le accelerazioni che mettono in difficoltà gli altri. Chiaramente arriverà Sassanelli, che era il giocatore che diceva lei in conferenza al giovane di prospettiva ieri, ma con questo infortunio lo può dire che chiederà un attaccante al Pescara? Non lo posso dire, prima lo devo vedere e poi vediamo se serve qualche cos'altro. La partita, la cosa che le è piaciuta di più, Zeman, e la cosa che le è piaciuta di meno, al di là del fatto che il Pescara ha voluto gestire un po' troppo nel secondo tempo? Beh, gestiva il risultato come fanno tante altre squadre. Io non sono abituato a gestire, per me è meglio perdere 5-0 che non giocare, nel senso lasciare giocare gli altri. Però sono contento del primo tempo. Il risultato, non c'entrava niente, ma abbiamo fatto delle buone giocate, ci siamo mossi bene, eravamo aggressivi avanti, e stava bene. Le chiedo una cosa su Di Pasquale, perché lei lo ha bacchettato tante volte in questo inizio campionato, poi è stato sfortunatissimo nella sua miglior partita che ha fatto lunedì scorso, si è ripetuto con la prestazione e è andato a segnare il gol decisivo contro la squadra che non lo ha voluto quest'estate. Ma non l'ha voluto, l'ha voluto visto che l'ha preso in estate, poi magari hanno fatto altre scelte, l'abbiamo preso noi, io spero che continuerà su questa riga, anche se c'è sempre Messi che sta aspettando. Le chiedo le ultime due cose io sulla formazione iniziale, poi le domande da studio. Sul centrocampo ha tenuto fuori Tuniov e Dagasso. Ecco, Dagasso era sembrato uno dei più in palla nell'ultimo periodo. Perché questa scelta dal punto di vista tecnico? Perché non stava bene. Se stava bene giocava lui, già accusato. Venerdì e sabato aveva problemi, quindi non lo volevo rischiare, perché poi magari lui in campo stava, ma non al meglio. Tuniov? Tuniov è un giocatore che ancora per me non si è espresso, nel senso che ripeto che è spesso assente, anche da quando è entrato ha giocato poco, però fase difensiva ha fatto. Studio per il tecnico Zeman, Fabio Ferraresi o Massimo Profeta? Allora, velocemente, io volevo solo una curiosità per quanto mi riguarda e poi la domanda di Fabio, se fosse stato bene Dagasso sempre il ruolo di play o da mezzala? Chiede Massimo Profeta se fosse stato bene Dagasso, faceva la mezzala o faceva il play per squizzato? Faceva la mezzala. Faceva la mezzala. Perfetto. Studio, Fabio, ultima domanda. Anch'io una curiosità, se Vergani non si fosse fatto male avrebbe tirato il rigore anche oggi? Se Vergani non si fosse fatto male, chiede Fabio Ferraresi, tirava lui il rigore? Lui era primo rigorista ancora, proprio per rifarsi. Non aveva fortuna di poterlo calciare. Presidente Sebastiani ha detto che è molto preoccupato per Vergani, non ci sono belle sensazioni. No, bisogna vedere, non si può giudicare a caldo, però non è un infortunio a breve.